Ciao a tutti e benvenuti su Curcumerie. Volevo farvi un nuovo video su tutte le cose che ho acquistato o che comunque mi hanno regalato in questo periodo, perché c'è stato anche Natale e compleanno di mezzo, e quindi ho deciso di farvi un nuovo video, visto che vi è piaciuto tanto quello scorso di novembre, e di tutte le cose che ho accumulato da novembre ad adesso. Sono tantissime, quindi cercherò di farlo velocissimo senza perdermi troppo in chiacchiere, ma spiegandovi tutto e facendovi vedere tutto. Quindi iniziamo, e iniziamo proprio da questa, che è la scritta Hello che ho preso da Tiger ieri. Mi sono limitata a questa ieri, fortunatamente. Volendo c'era anche Hello, cioè scusate, c'era Hello e Love, perché adesso è il periodo di San Valentino, quindi è pieno di cuori, pieno di cose di San Valentino, quindi se volete la trovate ancora. E iniziamo con tutto il resto. Allora, iniziamo da alcune cose che ho comprato a Maison du Monde, come questa ciotolina. Adesso l'ho presa adesso in saldo, quindi l'ho pagata tipo 2 euro, ma era troppo carina così a tera. E poi questo piattino a forma di buffetto, anche questo in saldo, e l'ho trovata ancora perché sono andata e c'era ancora l'altro giorno. Piattino sempre con le frecce, anche questo in saldo. Poi invece sono andata da Ikea e ho trovato questo piatto, questo era ancora periodo natalizio, non so se lo trovate ancora, che ci ho messo il piatto nero sotto, altrimenti non si vede perché è vetro trasparente. E fa tutta questa decorazione con delle foglie. Mi è piaciuto molto e l'ho preso. Non so se riesco a farvelo vedere bene. Questo è un cucchiaino che ho preso da Zara Home nel reparto bambini, con un pesciolino disegnato proprio sulla parte del cucchiaio. Scusate il riflesso, ma non so proprio come farvelo vedere. Ecco, forse così. Poi, da Tiger, tempo fa, ma tipo una settimana fa, quindi sicuramente lo trovate ancora, ho preso questo qui per l'avocado. Non l'ho ancora utilizzato perché non sono riuscita a trovare un avocado maturo, cosa ormai praticamente impossibile, sono tutti durissimi. Ma vedete, vi spiega proprio come utilizzarlo. Mi sembrava una cosa molto carina e costava tipo un euro, quindi vabbè, l'ho detto proviamolo. Allora, un'altra cosa di cui mi sono innamorata da Ikea, ma niente di che, però ve lo volevo far vedere perché secondo me sono comodissimi. Ho preso il servizio da 6. E le ho prese in offerta, costavano boh, un euro, due, un euro e qualcosa. Sono queste coppette, io le uso per la zuppa, per il ramen, anche soltanto per un brodino, e sono opache nere. Mi sono piaciute tantissimo, ne ho prese inizialmente due, ma poi ne sono andata a prendere altre 4 e ho fatto il servizio da 6. Poi ho preso questo qui dalla Upim, stava in offerta per un post natalizia. E una stella, così la uso per mettere, che ne so, salatini, patatine a tavola, cose del genere. Poi, altre cose sempre per la cucina. Questo qui. Ops. Allora, in pratica si usa così. Si può mettere o il latte per montarlo, oppure la tisana. Si mette dentro la tisana, quella sfusa, o il tè. Poi ci si mette l'acqua calda e si mette sopra lo stantuffo. Questo qui. E si lascia infondere, quindi lo lasciate per i minuti che è scritto sulla tisana, e dopodiché quando andate a versare dal beccuccio tutta la polvere rimane sotto. Se invece ci mette del latte, andate a mettere il latte. Ho provato anche con latte di soia, il latte di riso funziona benissimo. Una volta messo il latte andate a premere su e giù per 2-3 minuti, niente di che, e ve lo monterà tantissimo. Cioè, se il latte arriva qua, una volta montato arriverà qua su. Cioè, triplica praticamente, è stupendo. Questo è quello grande di Ikea. Io sono andata per prendere quello piccolo, ma era finito. E quindi niente, poi mi sono accontentata del grande perché non volevo ritornarci. Costava 6 euro, 7 euro, non ricordo, però quello piccolo costa ancora meno. Poi mi hanno regalato questo stampino qui con i gufi, quello in silicone per fare i cioccolatini. E vabbè, non vedo l'ora di usarlo. Appena mi verrà in mente qualcosa, un cioccolatino particolare, ve lo farò con questi. Mi hanno regalato anche questo set qua da aperitivo con il piano d'ardesia, questo qui. Io ce l'avevo già un pochino più grande, adesso c'è ancora questo piccolino e comunque può essere usato anche come piano d'appoggio per portare qualcosa in tavola. E l'altro regalo che mi hanno fatto, apprezzatissimo, è questo qui, me l'hanno portato dal Canada, e mi ci hanno abbinato questo qui, il tè all'acero. È buonissimo, sa d'acero veramente, cioè sembra di bere un tè... un tè inglese con dentro succo d'acero, è veramente buono. E vabbè, le tazze sapete che mi piacciono tantissimo, soprattutto con le Starbucks, e quindi è stato apprezzatissimo. Allora, ho levato un po' tutto quello che c'era in mezzo per farvi vedere queste altre due cose. Allora, intanto vi faccio vedere questo qui che me l'hanno regalato. In pratica è un mini cutter, adesso ve lo apro, funziona benissimo ed è comodo perché non è elettrico ma è manuale, come potete vedere. In pratica voi mettete quello che vi serve tritare all'interno, c'ha queste tre lame, si chiude come tutti i classici incastro così, e dopodiché non serve altro che tirare, e quindi le lame girano,
E trita veramente tanto, non fatevi ingannare dal fatto che è manuale, ma è comodissimo perché se dovete fare, che ne so, un po' di trito per fare il brodo, per fare anche semplicemente un po' di soffritto, non dovete tirare fuori tutto l'ambarame, quello elettrico enorme. È veramente comodo, quindi consigliato, funziona benissimo. Un'altra cosa che ho comprato, mi sono lasciata convincere da Lidl, è questo qua dell'Ernesto e ho preso del tutto il set, il kit che c'era quello lì per il microonde qualche settimana fa, ho preso questo qui per il formaggio. Allora, ho provato già a farlo, non so se mi seguite su Instagram Stories, perché seguitemi in caso su Instagram perché spesso metto piccoli video delle cose che provo. E ho provato a fare il formaggio, è venuto buonissimo, ci ho messo veramente poco, però le indicazioni che stanno qui sopra non sono proprio precise, le ho dovute modificare, quindi adesso volevo riprovarlo e farvi anche il video. È semplicemente come si vede qua, tre pezzi, e veramente adesso vi dirò, secondo me c'è anche l'alternativa per farlo senza questo attrezzo, quindi vi farò il video e vi farò vedere come si fa anche senza questo qui. Però se vi capita, insomma, se lo avete, fatemi sapere se lo avete usato e se vi siete trovati bene con le indicazioni che stanno qui sopra, perché io no, ho dovuto cambiare un po' di tempi e un po' di cose. Allora, già che ci siamo, vi faccio vedere anche i canovacci, perché tanto è sempre tema cucina. E, li ho presi sempre dalla Upim in offerta, ma erano troppo belli, c'erano varie città, io ho preso questo qui di Londra, non fate caso se sono stropicciati e usati perché li stavo usando in cucina, mi piacciono troppo, e questo qui di New York, se li trovate prendete perché sono bellissimi, cioè asciugano bene, sono in cotone, sono quelli della Croff, la marca che usa la Upim nel reparto cucina. Un'altra cosa che non è proprio cucina, però il tema è cucina, è questo, mi hanno regalato questa camicia da notte. Adesso ve la faccio vedere aperta perché tanto non c'entra e comunque è stropicciata perché l'ho lavata e non l'ho stirata. Però è a tema cucina, è della Yamamay e se volete, adesso dovrebbe stare anche in saldo, a me ovviamente l'hanno regalata per il compleanno quindi non so quanto viene, però se andate da Yamamay la trovate ancora sicuramente ed è stupenda, veramente carina a tema cucina. Allora, adesso ho un po' di cose di cibo da farvi vedere, alcune da provare con voi perché ancora non le ho provate e alcune invece che vabbè conosco già. Tipo questi qua, piselli di wasabi, questi sono ottimi da aperitivo. Ok, gli ingredienti non sono al massimo. Qui c'è la bustina anti-umidità, però sono così. Aspetta, vi faccio vedere. Sono così e sono, cioè sanno molto di wasabi, soprattutto all'inizio. Dopo che ne avete mangiati un paio, già se il sapore diventa un pochino più, diciamo, mangiabile. Però all'inizio sono veramente, veramente forti. Questi sono gli ingredienti. Cioè piselli verdi, farina di riso glutinoso, farina di frumento, rafano, olio di palma, ovviamente zucchero, olio di girasole, sale e coloranti. Allora, non sono il massimo ovviamente come ingredienti, anzi per niente, però se volete cambiare e fare un aperitivo particolare, io avevo gente a cena, volevo mettere un po' di cose particolari a tavola e l'ho prese, cioè non lo compro spesso, però a qualcuno piace, altri lo odiano, quindi provateli, ma non, insomma, non è questa... Questo grande acquisto, insomma, consigliato per qualcosa di diverso, ma niente di che. Invece, ho preso questi qua che me li hanno consigliati. In pratica, questi li ho presi da Lidl, non costano poco, costavano tipo 3 euro, 3 euro e passa, veramente non costano poco. Però sono tutte a base di formaggio, non c'è altro dentro. Ah, la cosa per cui li avevo presi che mi avevano attirato era il fatto che erano senza lattosio e senza glutine. Ovviamente, per me interessava soltanto il senza lattosio, però per chi è intollerante al glutine vanno bene comunque. Allora, ci sono dentro 6 bustine, quindi in totale sono 90 grammi, quindi non costano affatto poco. Questo è tutto quello che c'è all'interno. Allora, una bustina ha 311 calorie, vabbè, considerando che è tutto formaggio, e c'è 100% formaggio, di cui 75% semistagionato, 25% grana padano DOP, quindi c'è soltanto formaggio. Sono sfiziosi, sanno moltissimo di formaggio, cioè proprio concentrato perché poi essendo cotto viene veramente molto molto forte il sapore. Anche questo deve piacere, altrimenti insomma, non lo consiglio se non vi piace il formaggio o comunque non siete quelli, non vi piace il sapore forte del formaggio, lasciate perdere. Comunque sono cotti al forno e non fritti, anche se sembrano fritti per quanto sono croccanti e sono sfiziosi, devo dire non, niente male. Allora, un'altra cosa che però devo provare con voi perché ancora non l'ho provata è questo qua che stava in offerta da Italy e le ho prese che mi attiravano tantissimo. Queste sfoglie, adesso le apriamo. Allora, anche queste sono senza glutine, usata soltanto farina di mais e qui dice farina di mais 98%, dopo sale,
olio extravergine d'oliva e basta, non c'è altro. Sono 100 grammi e non mi ricordo quanto l'ho pagato, sinceramente. Quindi sono quasi semitrasparenti, sembra un pavesino. Allora, sono croccantissime, mi avete sentito scrocchiare. Sanno di polenta, perché essendo solo farina di mais, veramente sanno di polenta, non gli si può dire di no. Però è come se gli mancasse qualcosa, nel senso, vanno magari abbinate a qualcosa. Io ho visto che dietro ci sono i consigli su come gustarle, dice con salmone, oppure con semplice burro, con formaggi, con marmellata e miele. Si adattano benissimo sia a dolce che salato, perché sono leggermente salate, ma pochissimo. Io le vedrei bene con salmone o anche con qualche formaggio, magari da mettere a tavola insieme a qualche aperitivo o qualcosa, perché sono molto gustose, poi così croccanti a me piacciono tantissimo. La polenta la adoro, quindi sono perfette. Però sì, ci abbinerei qualcosa, insomma, non le mangerei così da sole. Troppo mosse, anche perché in offerta costavano poco. Un'altra cosa che volevo consigliarvi sono questi cereali, che sono semplicemente riso soffiato, li trovo al PAM e Panorama. Costano 1 euro e qualcosa, ma è veramente buono questo riso soffiato. Adesso sono andata in fissa con riso soffiato e quinoa soffiata. La quinoa soffiata però l'ho finita e non la ricompro spessissimo perché costa veramente cara. Quindi la compro una volta ogni tanto. Mentre questo con 1 euro e qualcosa, 1,20 euro mi sembra, lo trovo da PAM e lo prendo spesso. È molto buono. Allora, adesso ve lo passare le cioccolate, ve ne volevo consigliare qualcuna. Allora, ho scoperto, queste due le conosco già da tempo. Questa è buonissima, avevo iniziato con i cioccolatini e poi da 2 anni ho tirato fuori anche la tavoletta. E provatela assolutamente se non l'avete mai provata, è fondente senza lattosio ed ha dentro le noccioline caramellate, ma è qualcosa di fantastico, cioè veramente spettacolare. La adoro e vi faccio leggere anche gli ingredienti. Questa qui invece è anche molto buona ed è grezzo, tipo quello di Modica. Lavorato a pietra con lo zucchero di canna all'interno, è veramente buono. Senza latte anche questo, e loro lo consigliano a fare le cioccolate calde perché è al 70%, ma io lo mangio così, è veramente buono. Invece questa è stata una scoperta recente perché hanno iniziato a mettere queste mini tavolette in giro per i bar. Queste sono barrette da 15 grammi, quindi veramente praticamente con due morsi sono finite anche uno. E io ovviamente ho provato quelle fondenti. Mi è piaciuta molto questa rosmarino, che non me l'aspettavo, infatti poi l'ho regalata a mio padre questa grande, mi sono tenuta la scatola per farvela vedere, e è fondente al 62%, quindi molto leggera ma con questo sapore di rosmarino che non pensavo ci stesse bene, invece ci sta molto molto bene. E quella con le fave di cacao anche molto buona, forse quella mi è piaciuta meno questa limone e pepe rosa, anche pera e cannella non mi ha esaltato, le due più buone secondo me sono queste qua, poi hanno fatto anche quelle versioni al latte ma ovviamente io non le ho potute assaggiare. Altre cioccolate che vi consiglio, nel senso che questa qui l'ho presa al Lidl e devo dire che non mi aspettavo, invece non è male, è buona, non mi è dispiaciuta come cioccolata fondente al 70 presa da Lidl a 1 euro e poco più, cioè nel senso alla fine mi aspettavo peggio, devo dire, invece no, è buona. Mentre queste della Steiner non mi hanno entusiasmato. Allora, io adoro quella della Steiner con latte di cocco all'interno perché praticamente è una cioccolata al latte, ma non c'è il latte vaccino, quindi posso mangiarla e c'è il latte di cocco. Quella mi piace molto. Mentre questa qui non mi ero accorta, ma è senza zuccheri aggiunti e con edulcoranti. E sinceramente non me ne sono accorta soltanto dopo che l'ho assaggiata e c'ha un sapore particolare. Però non lo so, si sente troppo l'essenza di arancio, cioè si sente proprio che è olio essenziale, non l'ho gradita tantissimo. Questo qua con zenzero candito anche, sì, niente di che, non lo so, non mi ha entusiasmato. Ho preso questa qui, Caffè Anice Stellato, di questa marca che sinceramente non avevo mai provato, si chiama Bodrato, non so se la conoscete. Allora, anche questa, cacao minimo, sì, 58%. Allora, è costata tanto perché 3,90 euro, ma l'ho presa alla Rinascente, quindi vabbè, che vogliamo. Cioè, nel senso, non è che era cattiva, però non la ricomprerei. Poi ho preso questa barretta che l'ho fatta vedere su Instagram Stories più volte perché è fantastica. Allora, l'ho pagata, stava al 30% in meno, se no sinceramente non l'ho mai presa perché è una marca che costa abbastanza. E boh, non mi hanno mai attirato. Invece, vabbè, stava al 30%, ho detto proviamola, sta in scadenza, vabbè, assaggiamola. Ed è qualcosa di fantastico, cioè veramente mai mangiata una barretta così buona. E vabbè, non è leggerissima perché comunque dentro c'è uva sultanina, anacardi, datteri, burro di cacao crudo, fichi, scaglie di cioccolato crudo, polpa di baobab in polvere,
essenza d'arancio, olio essenziale d'arancio. Ecco, per esempio qui l'olio essenziale d'arancio si sente, ma non si sente come se ci fosse proprio un eccesso di olio d'arancio come nella tavoletta che ho fatto vedere prima della Stenner. Questa è proprio equilibrata, bilanciata, ci sta benissimo. Sembra di mangiare un panetto di cacao, ma morbido, non forte. Non... Consigliatissima, provatela. Però certo il prezzo non lo so perché l'ho pagata scontata. Allora, poi ho preso queste qui, che sono delle barrettine di frutta, praticamente queste si possono fare tranquillamente a casa, infatti vorrei provare a farle, però non mi hanno entusiasmato per niente, cioè vabbè la bustina è piccolissima, ci cioè saranno 10 grammi di prodotto, però costava tipo 1 euro, ho detto vabbè proviamo, vediamo un attimino come si presenta, non trovo il peso, però veramente poche. E ci stanno queste sfogliette qua, che vedete frutta, beh questa è un pochino più spessa, questa è un po' più fina, però insomma sono tutte sfoglie di frutta, è solo frutta, non ve le consiglio, sinceramente non sanno di molto. Allora, questi li ho presi da Ikea, sono le nuove proposte un po' più, queste vabbè, dicono agricoltura bio europea. Allora, a me piacciono tantissimi i mirtilli, però anche le fragoline non sono male. Ovviamente sono sempre mischiati entrambi alla mela, perché vabbè, la mela zucchera e comunque sicuramente costa meno. Allora, succo di mela da concentrato, purea di mela, purea di mirtilli neri, succo di mirtilli neri concentrato, succo di carota viola concentrato, aroma gelatificante. Quindi alla fine l'unica cosa un po' che può far storcere la bocca qui è l'aroma e il gelatificante, che però il gelatificante è normale, altrimenti non verrebbero queste palline. La farina di riso la usano soltanto da mettere intorno per non farli attaccare tra di loro, quindi cioè alla fin fine secondo me come ingredienti non sono male. Poi sono 50 grammi e sono sfiziosissimi come spuntino, cioè veramente consigliato. Ho preso, non, cioè avendo finito quelle di Ikea, al supermercato queste qua della Nebaresco. Allora, come ingredienti sono migliori, l'ho presa sia alla pera che all'albicocca. Devo dire mi è piaciuto di più quello all'albicocca, però vabbè, non anche questo era male, però sapeva proprio di pera, perché purea, cioè in pratica pere 99,5, fibra di frutta e aroma naturale, allora, beh, antiossidante. Quindi gli ingredienti in questo caso secondo me sono migliori, però perde di gusto. Allora, a parte che costano di più perché sono 30 grammi, mi sembra che il prezzo è ancora più alto di quelle di Ikea, non mi fanno impazzire. So che c'è tanta roba tutta mischiata, ma il video sta diventando lunghissimo, quindi cercherò di sbrigarmi. Allora, vi voglio consigliare questo latte Anacardi e Cocco, che è molto più buono secondo me di quello riso e cocco, ma ovviamente l'Anacardi essendo più grasso, più saporito, ci voleva poco, però è veramente molto buono. Ovviamente i prezzi sono sempre quelli di Isola Bio, che preso da Natura sì, insomma, non è proprio abbordabile. E poi questo caffè della Nespresso è l'ultimo che ho comprato, l'ho anche fatto perché non l'avevo ancora assaggiato, l'ho preso l'altro giorno, l'ho assaggiato adesso. È un po' delicato, cioè non molto forte. Non so, è intenso come sapore, però non è come il Kazar, cioè se volete un caffè molto forte, no, però è intenso come sapore, molto tostato, molto... Poi vabbè, non sono un'esperta del sapore del caffè, quindi magari non ve lo so descrivere bene, però dipende da cosa vi piace. Si sente molto la tostatura e non è fortissimo. Queste qui invece sono la scoperta assoluta di questo periodo. Me le hanno regalate, sono le morette al limone della Marelli, vedete? Le sto centellinando perché sono buonissime, cioè sono veramente fantastiche e penso siano nuove perché non le avevo mai viste, mi sono state regalate così. E adesso voglio riprovare a cercarle perché sono veramente veramente troppo buone. Se vi capita, provatele. Non pensavo che l'abbinamento liquirizia e limone potesse esistere, invece sì, fa benissimo oltretutto. Questi bocciatissimi li ho presi da Natura Sì, li ho pagati un pacco di soldi, veramente tanto. Infatti mi sono pentita. Però mi intrigava molto gli ingredienti che c'erano perché diceva soltanto zuccheri naturali della frutta. Ho detto: beh, se ci hanno fatto un pacco di biscotti saranno buoni. No. Questa deduzione non deve essere fatta sempre perché farina di grano tenero 70, integrale oltretutto 70%, olio di semi di girasole, mele disidratate, fine. Pectina di girasole, cannella in polvere, correttore di acidità, succo di limone praticamente, bevanda di riso in polvere, come addensante farina di semi di carruba e sale marino. Allora si sente veramente soltanto la farina integrale e null'altro, cioè veramente non sanno di nulla, sembra di mangiare crusca. Se prendi il pezzettino di mela
c'è un retrogusto di mela, la cannella proprio non sanno neanche che cos'è, cioè forse è giusto il retrogusto, o a chi non piace la cannella sente leggermente, però no, bocciati, lasciate perdere, costano tanto e sono inutili. Questa qui invece, la prima volta che l'ho comprata l'ho bocciata, però poi mi è capitata di usarla cotta. Allora, cotta mi piace, nel senso che quando voglio qualcosa che vabbè, ovviamente non abbia lattosio, questa in questo caso è anche vegana, quindi per chi non può mangiare, cioè che chi è vegano va benissimo. Se devo fare una pizza, se devo fare una bruschetta con sopra ci voglio il formaggio fuso, allora sì. Cruda non mi piace, cruda proprio no, cotta sì. Altre due cose che devo provare con voi, nel senso, vabbè, queste le ho provate proprio ieri sera perché l'ho presa ieri sera, volevo trovare un mochi buono. Questi non so se li conoscete, sono i dolcetti giapponesi, perché in Giappone ne hanno molti dolci. Però io questi, quando vado da Sakana a Roma, su Via Ostiense, un ristorante buonissimo, alla fine prendo il mochi, che praticamente ti portano questa pallina di riso glutinoso con dentro i fagioli neri, fagioli rossi, che sono gli azuki, praticamente i fagioli di soia, in marmellata. Ed è buonissimo, cioè buonissimo, dipende dalla concezione del dolce, non ha niente a che vedere con il dolce italiano, però è molto particolare, a me adesso piace molto e mi piace mangiarlo dopo che ho mangiato il sushi, insomma come fine pasto. Allora ho detto vediamo se riesco a trovarli da mangiare e da portare a casa. Ho preso questa confezione da Castroni, ma si presentano identici a quelli del ristorante, con riso glutinoso intorno, crema di azuki dentro, forse ce n'è un po' meno rispetto a quelli del ristorante. Loro lo cospargono di zucchero a velo e te lo portano leggermente freddo. C'è chi lo preferisce freddo e chi lo preferisce un po' tiepido. A me freddo non dispiace. Allora, non è cattivo, anzi, piacevole ma non buono quanto quello che mangio lì al ristorante. Quindi boh, forse non li ricomprerei. Magari proverei qualche altra marca. Questi comunque si trovano sia da Castroni qui a Roma oppure in altri negozi, magari se state a Milano a Via Sarpi sicuramente troverete tantissime marche. Ce ne sono 6 dentro, li ho pagati 3 euro, 3 euro e qualcosa, non ricordo. Poi ho preso questo qui da Tiger, Ginger Shot, lo volevo assaggiare con voi perché non ho idea di cosa sia ma mi attirava. Ingredienti, mela, zenzero, arancia, succo di limone con aggiunta di conservanti. Quindi semplicemente agitato perché c'è la posa della frutta sotto e assaggiamo. Oddio, buono ma molto 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 forte, quindi se vi piace lo zenzero, cioè un misto, si sente zenzero e limone praticamente, quindi se vi piace lo zenzero va bene, altrimenti magari da aggiungere a un frullato, a un estratto di succo, se non avete lo zenzero potete aggiungere un po' di questo. Non so quale sia il senso di questo shot. Allora, questi ve li faccio vedere proprio al volo, anche perché, sapete, vorrei fare dei video proprio sui libri, quindi inutile che mi metto a sfogliarli, anche perché ho girato veramente tantissimo. Però sono sempre regali, Natale e compleanno mischiati. Tipo, questo me l'hanno regalato al compleanno, io lo faccio a fine novembre, quindi è molto vicino a Natale. E mi hanno regalato, cioè, questo libro che, sinceramente, non pensavo, ma è veramente ben fatto. Cioè, ci sono delle ricette veramente sfiziose. E magari per Natale prossimo ve ne proporrò qualcuna, o anche non per Natale, perché tipo baci di dama ve li posso proporre in qualsiasi momento. In più in regalo ci stanno delle formine, quindi come regalo secondo me è perfetto, anche come idea regalo per voi, magari ormai per il prossimo Natale, però se vi va la scatola è anche stupenda. Poi invece mi sono fatta regalare questo qui perché l'ho visto e in libreria, me ne sono innamorata, cercavano di farmi un regalo, non sapevano cosa, e ho scelto questo qui, mi sembra stupendo, è uscito da poco. Questo è Jimmy Oliver invece, uno degli ultimi che ha scritto, ho già segnato tantissime ricette che vi proporrò poi sul canale, appena le provo anch'io, anche questo secondo me è veramente ben fatto e forse uno dei migliori che ho sfogliato di Jimmy Oliver, anche se lui mi piace molto per come è molto, però sempre inglese, cioè nel senso c'ha quel modo di fare, un po' zozzo, un po' boh, in alcuni casi. Questo invece è il top. Mi hanno regalato il secondo volume di Ginio Massari, Non solo zucchero. Il primo me l'avevano regalato anni fa e questo adesso è arrivato il secondo. Vabbè, qui inutile proprio che vi faccio vedere perché sono in ricette veramente super. E soprattutto la parte più bella, secondo me, è l'inizio in cui c'è tutta la teoria che spiega proprio i bilanciamenti tra proteine, carboidrati, veramente veramente bello. Se non conoscete Ginio, ma immagino che lo conoscano tutti Ginio Massari, però vedete qua ci stanno anche le tecniche e tutto. Andatevi a vedere su internet qualche sua foto di torte perché è stupendo, lui è bravissimo, fa dei dolci, poi sono andata a Brescia alla sua pasticceria, è qualcosa di stupendo. Se ci rivado vi porto, vi faccio vedere, anche se dovreste assaggiare perché c'ha dei mignon che sono uno spettacolo.
Ok, le ricette qui alcune sono molto difficili, cioè hanno dei procedimenti veramente lunghi, però è un altro tipo proprio di ricettario questo. Più da studiare. Allora, lo so che sto mischiando tantissime cose e mi odierete, semmai divido il video, perché altrimenti... Allora, mi hanno regalato per Natale questa confezione di tè con la tavoletta, una delle tavolette di cioccolata, quella grezza che vi ho fatto vedere prima. Che viene da una teeria molto buona e rinomata che sta a Roma, a via dei... me lo metto qua così se vi interessa, poi ve lo metto anche nel box info. Io non c'ero mai, sinceramente non ci sono mai stata, ma vorrei andarci. Si chiama Tè e Teiere, e qui c'è questo tè, vabbè, inutile che vi faccio, non potete odorare, ma è buonissimo, si sente anche a busta chiusa, con questa pinza a cucchiaio dosatore, con un'agenda stupenda che ovviamente ho scordato al lavoro, quindi ve la metto magari a fine video se mi ricordo, ve la sfoglio perché è veramente carina, anche se ormai magari il 2017 è iniziato, ma se qualcuno è interessato lo può sempre andare a prendere. Mentre io sono andata a Milano da Daman, non so come si pronuncia, e ogni volta mi metto a annusare tutti i tè che c'hanno lì e sono veramente tutti buonissimi. Ho preso questo qui, fiori di ibisco, mela, scorze d'arancio, cannella, e qui non so cosa ha scritto, o non conosco. Ovviamente ti scrivono sempre la temperatura e i gradi di i minuti di infusione. Io mi sono fatta scrivere anche cosa c'era perché volevo comunque farvelo leggere. Ed è buonissimo, è molto fruttato, e veramente molto buono. Giusto per curiosità, vedete, tutti i pezzi di frutta praticamente. Vedete, ci sono le ricette, ogni volta c'è la settimana, la potete trovare su Tè e Teiere. Sono andata da Sabon e mi sono regalata questo sapone fantastico. Allora, oltre allo scrub che vi consiglio, però poco cucina, c'era questo sapone al rosmarino, cioè non potete capire che profumo che ha. È veramente buonissimo, c'hanno tantissimi pezzi di sapone, a gusti diversi, insomma anche ad erbe, ma questo qui era profumatissimo e buonissimo. Questo è olio d'oliva e rosmarino, buonissimo, veramente buono, ho pagato 5 euro questo pezzo. Spero che il video vi sia piaciuto, in caso mettete mi piace, commentate, fatemi sapere che ne pensate delle cose che ho preso, se conoscete qualcosa, se volete video più corti scrivetemelo, iscrivetevi al canale, ciao a tutti!